cantina, però nuotare, perché due gomme fa tutti i costi da destra, da destra, non ci fa niente da fare. Gli dicono una ragazza, non ci fa niente. Io ho chiuso tutto. Tra le altre cose, se mi posso inserire, quando qualcuno dice, ipotizza, che la San Felice non fosse tanto l'amante di Sergio Leandro Ferri, quando l'amante di Vincenzo Cuoco, quindi... vabbè, ma poi no, dico, c'era un po' di idee confuse, ma... per quello che mi risulta, era una bella roba. Sì, 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 con un marito che non era all'altezza di... una situazione. Grazie. Passiamo la parola al commendatore del Sacro Ordine Militare di San Giorgio, Angelo Giovanni Marciano. Io sono contentissimo di ritrovarmi a questo tavolo stasera, grazie a Vito di Alfonso, e ripercorrere questo cammino, perché quello che la storia ripercorre con il Cardinale Ruffo è successo in tantissime famiglie dell'epoca. Tra queste, subito dopo con la presa del regno, la mia famiglia è passata, no, insomma, lasciandoci un ricordo, insomma, perché poi sono stati i Savoia, perché è stata un'indicazione. Certo che riportare la verità a galla non piace a tanti, non piace a molti, perché si rivivono e si ripercuotono delle storie fanno molto male, fanno molto male forse su tutti e due i fronti, perché effettivamente caduti ce ne sono stati tantissimi. Io quando rivivo ciò che mi hanno raccontato i miei genitori e ciò che i nonni avevano raccontato a loro, è una storia veramente molto brutta, perché essere espropriati di tutto, essere portati a nudo sulle piazze, insomma, questo poi è stata la cosa più brutta che si poteva dire. Racconto solo un aneddoto di quello che è potuto succedere, vengo da Santa Anastasia, quindi non molto lontano, però di lo stesso, perché è bene che Nova era il nostro riferimento, ecco, dall'altra parte di terra di lavoro. Terra di lavoro dove, diciamo, quei grossi periodi c'erano immigrazioni nelle Americhe, c'era questo sogno americano, andare oltre l'oceano, andare oltre le frontiere, perché si viveva male poco, eppure a Santa Anastasia in quegli anni sono stati registrati zero emigranti. Zero. Perché? Come la mia famiglia e tante altre famiglie dell'epoca riuscirono a trovare una maniera che potesse aiutare chi era proprietario e chi non lo era. E chi contribuiva e chi lavorava in grosse aziende agricole, per di più, perché immaginate tutta della Felix, quindi insomma ai piedi del Vesuvio, Montesumma, dove si produceva e si produce ancora il grande signore, l'ottimo vino, l'ottima uva, albicocche e tutto il resto, no? Quindi era un tesoro pomodori, insomma, veramente ancora, ormai sta finendo anche questo, ma si andava avanti così. Allora, tutto questo ha fatto sì che con la collaborazione, proprio come mutuo soccorso che veniva da quelle famiglie che ci sono restate, e racconto quello che è successo al mio bisnonno, che è andato via dall'Italia, è andato via dall'Anastasia, dal Regno, è rimasto in Spagna per 10 anni, in esilio, completamente dimenticato da quelle che erano le autorità locali. Però fortunatamente non ha perso nulla di quello che era suo, perché le famiglie, dei braccianti, delle persone che lavoravano per lui, li hanno conservato fino all'ultima vita. Questo è stato un gesto veramente unico che si ricorda e che nei registri del nostro comune eccezionale veramente, perché vivendo insieme, vivendo momenti di fame, perché la fame c'è stata, periodi di malattie grosse ci sono state, tutte le case che erano state costruite per loro sono rimaste a loro. Quindi chiunque aveva la propria famiglia, figli, nipoti, pronipoti, tutto il resto sono rimasti in quelle case con cui erano. Ed
ripresa possibile. Ecco, la mia famiglia ha perso il titolo grazie ai Savoia, ma non ha perso né la dignità, né la forza e né l'animo di essere napoletano. Quindi siamo rimasti fedelissimi a quello che era, diciamo, il regno vero, ecco, del Sicilia. E questa è la mia storia, ringrazio Alfonso che ci ha dato questa possibilità stasera. Una storia bellissima. È una storia veramente, quando la racconto mi sento emozionato, perché rivivere questi passi che poi ti hanno vissuto forse in tantissime città, in tantissime regioni, no, del nostro regno. E poi ecco, ritrovarsi delle nature che ci riportano allo scoperto la vera storia, quella che effettivamente avremmo dovuto imparare sui banchi di scuola, che non abbiamo mai ascoltato, mai sentita, quindi abbiamo dovuto rubare forse da qualche scaffale dove era riposta in una maniera ben nascosta. Poi ecco, insomma, la presenza veramente di ottimi relatori, come siete stati qui questa serata, è proprio eccezionale. Non è da meno anche quello che ci dirà stasera, perché questo ci riporta a vivere e ad avere la considerazione giusta di quello che era il nostro regno, anche perché ecco, poi questo magari vi ha trovato la continuità stasera, perché essere napoletani ed essere veramente orgogliosi di portare la nostra napoletanità non solo nel nostro cuore ma nel mondo intero, e in modo particolare quello del mondo cristiano, non è stata una cosa molto semplice. Ecco, insomma, perché siamo stati sempre combattuti. Allora alla fine bisogna capire perché eravamo cristiani ed eravamo napoletani o eravamo semplicemente dei napoletani cristiani. Ecco, insomma, questa è una cosa che poi qualcuno ci voleva confondere ma non c'è riuscito. Almeno questa è la testimonianza che porto io, che porto nel mio cuore, che porto nella mia vita, che è da cristiano e da napoletano. Mi permettete di fare... Quello che vado sempre ripetendo spesso, ma se noi prima del 1860 stavamo così male, perché non c'è stato nemmeno un emigrante? E se dopo il 1860 siamo stati così bene... Perché se ne sono andati 25 milioni? Cioè c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano. Cioè prima eravamo tutti stupidi e poi eravamo tutti intelligenti. Cioè, però questo dovrebbe essere argomento di un altro convegno. Poi volevo rifacciarmi al commentatore, volevo dire soltanto una cosa. Il regno di Napoli era il regno più prestigioso al mondo. Infatti si chiamava con la semplice parola regno. E tutte il sangue blu d'Europa e del mondo, quindi, non facevano altro che cercare di apparentarsi con una casata napoletana, perché era il più prestigioso, il più antico e il più prestigioso. Infatti quando si parlava del regno di Napoli, si parlava del regno, si sapeva che era quello. E i nobili napoletani erano gli aristocratici più elevati e lo stato simbolo, il nobis ultra presenti nel mondo. Questo molte volte noi non ce ne rendiamo conto, ma soprattutto nell'ambito cattolico, anche su quello dell'Asburgo, Giancarlo, fidati. Sono state delle... in regno, perché è il primo regno con unità statale in quel senso, e quindi anche gli stessi papa, tutti i papa che cercavano di mettere un erede, apparentarsi con i nobili napoletani, per assumere quella qualifica che non aveva nessuno. E comunque sai, questo ingresso è stato anche un po' rapido, perché prima dicevamo che Ferdinando, parlando con il cognato, duca di Toscana, che è cognato toscano, noi toscani.